42 giorni dopo la gara riservata ad Elite Under 23 e firmata il 23 febbraio da Mirko Trosino, l'Unione Ciclistica alla Torre con il presidente Rino Testai, eccolo qua inquadrato con la bandierina rossa in mano, assieme ai figli Alessandro e Simone, ripropone un'altra giornata di ciclismo alla Torre di Fucecchio. La conclusione è con questa gara riservata alla categoria juniores e in precedenza si è disputata quella riservata agli allievi. Ed è un successo anche questa volta per gli amici di Torre di Fucecchio, grazie al loro impegno e alla loro passione, e che hanno voluto mantenere fede ad un impegno preso alcune settimane or sono. Infatti 139 gli atleti iscritti, 123 coloro che prenderanno il via in questa prova, sono complessivamente 19 le formazioni in gara per questa quarta edizione del trofeo Proloco Torre. E allora ricordiamo subito gli sponsor che sicuramente hanno avuto un ruolo importante nell'organizzare questa manifestazione ciclistica: la Conceria Pellegrini Group dei fratelli Aldo e Roberto Pellegrini, Viberte Italia di Maresco Scardigli, Menichetti con sede a Fucecchio, la conceria Cilp Tanneri di Cioni Leopoldo e ancora la conceria Mancini Angelo dei fratelli Marco e Stefano Mancini, tra l'altro ex corridori entrambi questi ultimi due, e poi ancora Var Group Soluzioni Informatiche di Giovanni Moriani, mentre vogliamo ricordare anche Alessio Carni e Bufalcioffi che hanno avuto un ruolo importante per fornire il pranzo agli atleti e agli altri ospiti a Torre di Fucecchio. L'anello, che è quello tradizionale di 3 km e 900 metri, sarà ripetuto complessivamente 18 volte, sono 69 km e 200 metri per questa gara. E come sempre con i rappresentanti anche della contrada di Torre di Fucecchio, la passerella per tutte le formazioni che daranno vita a questa manifestazione particolarmente attesa. Per quanto riguarda la giuria, il presidente è Cearini, il componente invece è Michelotti, mentre poi abbiamo Roberto Villani quale giudice di arrivo, Matteo Martorini invece il giudice in moto. Ecco che salgono in questo momento sul palco per la presentazione gli atleti che possiamo considerare di casa, quelli della New Project PT Shoes Var Group Guidoni, Conceria Angelo Mancini, che hanno già vinto una gara quest'anno con Massimiliano Susini a Stabia. A proposito di Susini, dopo lo stop di domenica scorsa a seguito di un dolore a un piede, ed è quindi atteso al rientro. L'assessore allo sport del comune di Fucecchio, eccolo inquadrato, Alessio Spinelli, in questo momento ha abbassato la bandierina del via per questa competizione che vede 123 atleti alla partenza. Sandro Manzi è la moto in formazione del team Radio Corsa Toscana, Mario Mecacci il direttore di gara di questa manifestazione, eccolo qua inquadrato, con lui anche Adriano Chiti, e questo in pratica è il primo dei 18 giri in programma. Si corre in un pomeriggio con sole tiepido, leggermente ventilato, c'è stato un brevissimo trasferimento in pratica all'uscita di questa piccola frazione di Torre, ed ora la partenza ufficiale per quanto riguarda questa competizione. Nel comitato organizzatore, oltre a Rino Testai, che è il presidente dell'Unione Ciclistica La Torre 1949, e con lui i due figli Alessandro e Simone, vogliamo ricordare Francesco Frediani, e in questo senso è lui il diretto responsabile per quanto riguarda la Proloco alla quale è intitolata questa manifestazione, poi anche Leopoldo Cioni, mentre Giuliano Frediani è appunto, come abbiamo detto, il presidente della Proloco Torre per quanto riguarda questa gara che si corre con la presenza delle formazioni toscane, ma non soltanto, al via infatti
progetti oltre alla New Project, PT Shoes Var Group Guidoni, il Monte Pisano, il team Franco Ballerini, il team Ziraf, poi le formazioni Umbre con la Gubbio Ciclismo Mocaiana, l'Unione Ciclistica Foligno, quindi ricordiamo il Circolo Ricreativo Arcistagno, la Cycling Team Coratti che è formazione laziale, la Forno Pioppi, lo Stabia Ciclismo, la Romagnano Guerciotti, la Regolo Pontremolese Cinquale, la Polisportiva Monsummanese Alessio Carni Ubaldo Signori, la Sezze Ortopedia, l'Aquila Ganzaroli, la Casano e quindi la formazione del Velo Club Scuola Ciclismo Empoli, il team Cipriani Gestri Union Thread. Queste le formazioni impegnate in questa gara. Siamo sulla collina che domina in pratica il padule di Fucecchio, non distanti da quest'ultima località. Questo infatti è il comune dove sorge Torre, grande passione fin dal 1949, antiche e gloriose tradizioni ciclistiche per questa località. E quest'anno, oltre alla bella gara per Elite Under 23 il giorno dopo la Firenze Empoli, questo appuntamento doppio riservato prima agli allievi e poi alla categoria juniores che vediamo appunto impegnata in queste immagini. Domenica prossima l'appuntamento sarà in linea, infatti si correrà a Pieve al Toppo in provincia di Arezzo, quella competizione in una domenica che riporterà anche Elite Under 23 in Toscana con la gara di Montelupo Fiorentino, anche se ricordiamo che domani 8 aprile ci sarà il grande appuntamento con il trofeo Mario Zanchi a Castiglion Fibocchi, 156 attualmente gli atleti iscritti. Nei primi giri il gruppo marcia compatto, non si hanno episodi degni di nota, poi questo tentativo di fuga quando sono stati percorsi circa 28 chilometri, siamo infatti nel corso del settimo giro, con il numero 58 abbiamo Gianmarco Rossi che è della Cycling Team Coratti, mentre il numero 40 è per l'umbro Tiziano Lanzano che è dell'Unione Ciclistica Foligno. Due juniores extraregionali quindi all'attacco in questo quarto trofeo Proloco Torre, presieduta questa associazione da Giuliano Frediani, l'organizzazione dell'Unione Ciclistica La Torre 1949, gli sponsor la Conceria Pellegrini Group, Viberte Italia, a Menichetti Glaus Adesive, Conceria Cilpe Tanneri e poi ancora Conceria Mancini Angelo dei fratelli Marco e Stefano Mancini, Var Group, quindi ancora Alessio Carni e Buffalcioffi, questi tutti quanti gli organizzatori. Oltre al ringraziamento alla Contrada Torre, abbiamo visto infatti alcuni rappresentanti di quella Contrada che ogni anno disputa il Palio di Fucecchio in occasione della presentazione ufficiale delle squadre che c'è stata prima della partenza. Continuano i due battistrada al comando della gara, il numero 58 Gianmarco Rossi ed il 40 Tiziano Lanzano, anche perché il vantaggio, ci dice Sandro Manzi, è già salito a 25 secondi, quindi è un'azione abbastanza importante anche se siamo a oltre 40 chilometri dalla conclusione, infatti sono circa 70 i chilometri da percorrere. Si va a concludere il settimo giro, questo è il tratto finale, i 100 metri conclusivi in salita che portano in piazza San Gregorio dove è posto il traguardo di questa manifestazione. E avete visto proprio sulla sinistra il numero 11 che segnala appunto quanto manca ancora alla conclusione della prova. Tanto passa il giudice moto Michelotti, questo è il gruppo, 25 secondi di ritardo dalla coppia al comando.
44 chilometri percorsi, siamo nell'undicesimo dei 18 giri in programma per questo quarto trofeo Pro Loco Torre riservato alla categoria Juniores. È rientrato il tentativo di Rossi e Lanzano, vanno ora all'attacco in tre. Numero 55 per il laziale Pierfrancesco Orlandi, poi con il numero 115 invece abbiamo Brunetti, l'atleta della Cipriani-Gestri Union Tre, e con il numero 2 invece Filippo Carmignani della New Project PT Shoes Var Group Guidoni Conceria Mancini Angelo. Questi tre attaccanti, il loro vantaggio è abbastanza limitato, comunque un'altra fuga sicuramente a vivacizzare questa competizione che ha visto 123 juniores alla partenza dei 139 iscritti, patrocinio del comune di Fucecchio e poi della Proloco Torre, che dà il nome anche a questa competizione riservata alla categoria juniores. Primo piano in questo momento per Alessandro Brunetti, un primo piano che dedichiamo volentieri anche perché questo atleta aveva deciso prima dell'inizio dell'attività 2014 di lasciare il ciclismo, ci ha ripensato su qualche giorno dopo la decisione di tornare e salutiamo naturalmente con piena soddisfazione il ritorno di Alessandro Brunetti, che in carriera nelle file del Veloclub Siano Uan si è tolto più di una soddisfazione. Brunetti a fare l'andatura, in seconda posizione invece Orlandi, in terza Carmignani, ma intanto stanno rientrando i primi inseguitori, il vantaggio era minimo e vediamo che sono sempre gli atleti della PT Shoes molto attivi con Susini, ma vediamo in questo momento con il numero 4 l'albanese Ridion Kopsi, apparso in grande forma in questo avvio di stagione. Ricordiamo il suo terzo posto proprio nella gara vinta da Susini a Stabia. Ecco qua Massimiliano Susini ripreso da Kopsi. Abbiamo parlato di un Susini tornato alle gare quest'oggi dopo lo stop della domenica precedente per un lieve dolore ad un piede, mentre in questo momento vediamo anche Vallarino. Eccolo qua, l'atleta della Cipriani-Gestri Union Thread, che in questo momento appunto va a chiudere il quintetto, mentre c'è anche naturalmente Colonna, altro corridore molto atteso del team Franco Ballerini. Si transita in questo momento dal traguardo, mancano 7 giri alla conclusione, infatti avevamo parlato di undicesimo giro in corso ed è quello che hanno portato a termine gli atleti, mentre vediamo che è sempre Copsi con Colonna che in questo momento va con decisione a fare l'andatura. Ora invece con il 121 è Lorenzo Vallarino, secondo domenica Lodi nel giro lodigiano, un secondo posto con un briciolo di amarezza per l'atleta della provincia di Massa Carrara e tesserato per il team di San Giusto di Prato del presidente Edoardo Zanobetti. Si forma al comando questo plotoncino, ma dietro soltanto 50 metri è il ritardo del gruppo quando siamo a meno di 28 chilometri dalla conclusione di questa gara a Torre di Fucecchio. Scatti e controscatti, poi il gruppo torna compatto. In queste ultime tornate comunque è molto vivace questa competizione a Torre di Fucecchio. Ora siamo al quindicesimo giro e c'è l'attacco di Daniel Savini, l'atleta del romagnano Guerciotto Cima. Eccolo inquadrato, in questo momento ha preso l'iniziativa, una quindicina di secondi di vantaggio nei confronti di un plotoncino che viene segnalato con Cantini Brogi, Piccioli, Di Rosolini Pugi e Cacciotti, quindi sei gli inseguitori, subito dietro comunque il gruppo. Ma noi continuiamo a seguire Daniel Savini in questa azione, una delle formazioni più attese e più forti per quanto riguarda la categoria
categoria juniores in Toscana, quella del romagnano Guerciotti, mentre vedete questa è una zona dove sono molti gli sportivi presenti lungo questo anello di 3 km e 900 metri, ripetuto per 18 volte in questa quarta edizione del trofeo Proloco Torre, organizzato dall'Unione Ciclistica La Torre 1949. Tanto stanno arrivando in questo momento i primi inseguitori, con il numero 88 è Di Rosolini, mentre con il numero 7 invece abbiamo Pugi, ecco infatti il pisano Gianni Pugi della PT Shoes Var Group New Project Guidoni, mentre questo è Di Rosolini, atleta che corre nella formazione della polisportiva monsumanese Alessio Carni, Ubaldo Signori, che ora si porta a condurre. Sono i due inseguitori del battistrada Daniel Savini, Conceria Pellegrini Group, Pellami dei fratelli Aldo e Roberto Pellegrini, Viberte Italia di Maresco Scardigli, Menichetti Glaux Adhesive, Conceria Cilpe Tanneri, poi la Conceria Mancini Angelo dei fratelli Marco e Stefano Mancini, Var Group di Giovanni Moriani e quindi ancora Alessio Carni e Bufalcioffi, gli sponsor di questa manifestazione con il contributo della Proloco Torre. Direttore dell'organizzazione Rino Testai assieme ai figli. Intanto si transita 5 giri dalla conclusione in questo momento. Avete visto il cartello sulla sinistra, Di Rosolini a fare l'andatura con Pugi sulla ruota, ora stanno arrivando anche gli altri, in pratica sta arrivando tutto il gruppo, anche se leggermente allungato, leggermente frazionato. Dunque Savini rimane al comando, Di Rosolini e Pugi ad una decina di secondi, ma a 18 secondi ecco il gruppo che sembra intenzionato ad aumentare l'andatura e in questo momento condotto da Rossi. Non cambia la situazione in testa questo quarto trofeo Proloco Torre in questi ultimi chilometri. Daniel Savini, numero 85 della Romagnano Guerciotti Cima, infatti continua da solo. Alle spalle avevamo lasciato Di Rosolini e Pugi, che sono stati comunque avvicinati da altri inseguitori. Ora vedremo se appunto c'è stato un ricongiungimento alle spalle del solitario battistrada, che comunque insiste nella sua azione, ora si volta per vedere se sta arrivando qualcuno alle spalle, non dovrebbero essere lontano gli inseguitori, vedremo naturalmente quello che succederà alle spalle con le immagini tra qualche istante, mentre seguiamo in questo tratto in discesa il battistrada con le staffette del gruppo motociclisti pistoiesi che garantiscono la scorta tecnica. Intanto eccoci alle spalle, che è dove è avvenuto il ricongiungimento, praticamente ripresi Di Rosolini e Pugi, ed ora è Vallarino, lo vediamo in questo momento impegnato a condurre con estrema decisione il gruppo allungato, aumenta l'andatura alle spalle, un Vallarino sicuramente in ottima condizione, ma vediamo sulla sua ruota con il numero 16 Muscas del Monte Pisano, poi Colonna con il 19, quindi con il 74 Fiaschi, lo splendido vincitore di domenica scorsa a Terracina in provincia di Latina, e allora Colonna con Muscas, con Fiaschi e Vallarino, ma subito dietro il gruppo rientra immediatamente quando si sono mossi quattro dei favoriti. Dunque Savini rimane per il comando, per il momento ancora al comando. Ora c'è questo allungo da parte di Dario Puccioni, l'atleta di Limite sull'Arno, guadagna una trentina di metri e si pone alla caccia di Savini. È proprio Puccioni che va a riprenderlo, attenzione perché Savini sembra ormai avere finito le energie, mentre Puccioni in questo tratto in salita lo ha raggiunto, lasciato praticamente subito, e da solo va a guadagnare la testa della corsa che fino a qualche istante fa era mantenuta da Daniel Savini. Dunque nuovo attaccante, questa volta è Dario Puccioni, guidato
da Primo Mori e da Renzo Martelloni, nella formazione del presidente Alessandro Testai, uno degli organizzatori assieme al fratello Simone e al papà Rino di questa manifestazione. Intanto si è mosso Ridion Kopsi, corridore albanese, non ancora diciottenne, infatti è nato nel dicembre del 1996. In questo momento Kopsi va a raggiungere Puccioni, due atleti all'attacco in questi ultimi 10 chilometri che mancano alla conclusione della prova, ed è un arrivo importante per sostenere, per dare ulteriore slancio a questa azione da parte di Ridion Kopsi, con Puccioni che, lo vediamo in questo momento, non si fa pregare e va a fare l'andatura. Ormai siamo in zona traguardo con il passaggio nuovamente da piazza San Gregorio, sotto anche la celebre torre che dà il nome a questa località, mentre vediamo che mancano praticamente a questo punto 7 km 800 metri. Due giri alla conclusione infatti, con Kopsi e Puccioni all'attacco, dietro il gruppo ad un centinaio di metri. Vediamo infatti la moto di Sandro Manzi che sta seguendo questo tandem di attaccanti. Puccioni chiede il cambio, Kopsi non si fa pregare, si porta con decisione a condurre, l'atleta guidato da Francesco Frassi, mentre stanno arrivando in questo momento Vallarino, poi c'è Camelli, quindi abbiamo anche Fiaschi e poi c'è anche Ricci della Romagnano Guerciotti, quindi sono questi quattro in seguitori che però si stanno avvicinando a Kopsi e Puccioni. Momento importante perché abbiamo qui atleti in ottima condizione come Fiaschi, già vincitore quest'anno, Vallarino, lo abbiamo detto, secondo a Lodi, e proprio Vallarino riporta il quartetto degli inseguitori davanti, quindi ora abbiamo sei atleti al comando: Fiaschi, Vallarino, Kopsi, Ricci, Puccioni e Camelli. Questi sono gli atleti, con Vallarino davvero molto brillante, lo vedete in questo momento a fare l'andatura, Kopsi in seconda posizione, Camelli in terza, poi l'atleta della Romagnano Guerciotti che è Ricci in quarta posizione. Ora Camelli, eccolo qua, poi Vallarino dopo aver visto Ricci, ecco Fiaschi in penultima posizione ed in ultima Puccioni. Questi sei attaccanti, aumenta leggermente il loro vantaggio, siamo nel penultimo giro, quindi un'azione significativa, un'azione molto importante, perché ci sono sicuramente favoriti di questa gara per juniores, con 123 partenti a Torre di Fucecchio, un appuntamento che è stato mantenuto in calendario dopo le promesse fatte a suo tempo dalla famiglia Testai. Questo è il tratto in discesa, quello più facile di un anello sicuramente impegnativo, quello di Torre di Fucecchio. Sei atleti dunque al comando, ricordiamo ancora gli sponsor: Conceria Pellegrini Group, Viverte Italia, Menichetti, Glaus, poi Conceria Cilpe Tanneri, Var Group, Conceria Mancini Angelo dei fratelli Marco e Stefano Mancini, Alessio Carni e Bufalcioffi, la Var Group Soluzioni Informatiche di Giovanni Moriani, che è in pratica anche lo sponsor della squadra amatori dell'Unione Ciclistica La Torre, perché in questa località c'è anche un gruppo amatoriale, e naturalmente la Var Group sponsor anche della formazione juniores. Sei atleti al comando con un vantaggio che è già di una quindicina di secondi, ed è un vantaggio buono perché siamo ormai in vista per il passaggio nuovamente dalla zona del traguardo. Quando suonerà la campana inizieranno gli ultimi 3 km 900 metri. Puccioni, Vallarino, Fiaschi, Camelli, Ricci e Kopsi, questi sei protagonisti. L'azione è stata promossa, lo avete visto, da Puccioni, il quale è andato a riprendere Savini, lo ha staccato, ma dietro si è mosso prontamente Kopsi, che è rientrato su Puccioni, poi Vallarino ha trascinato gli altri quattro, e quindi si è formato questo sestetto che in questo momento
momento condotto da Kops, il quale chiede il cambio. Ora infatti è l'atleta del team Franco Ballerini, vale a dire Fabio Camelli, numero 18. Ora invece è Dario Puccioni della New Project PT Shoes a fare l'andatura. Intanto aumenta il vantaggio, non vediamo ancora il gruppo, quindi siamo già nell'ordine dei 15-20 secondi. Azione importante, Vallarino chiede il cambio muovendo il braccio destro ed è Ricci in questo momento che va a fare l'andatura. Sale anche Tommaso Fiaschi, poi nuovamente Copsi, che nel tratto in salita assume in questo momento il comando del sestetto, che si sta tornando ormai decisamente verso la torre. Eccoci con Camelli a condurre. Vediamo infatti il corridore guidato da Andrea Bardelli in questo momento, poi Dario Puccioni molto bravo in questo finale, il corridore della formazione di casa, ora è Lorenzo Vallarino a condurre in testa. I sei stanno per raggiungere, ripetiamo, la zona del traguardo, vedete il cartello sulla sinistra in basso, 500 metri alla conclusione, che sommato ai 3 km 900 metri che mancano per quanto riguarda l'ultimo giro, siamo a 4 km e 400 dalla conclusione, con 6 atleti, 17 secondi, ci dice Sandro Manzi, come sempre puntuale l'informazione che ci consente appunto di conoscere l'entità del vantaggio degli attaccanti nei confronti del gruppo, e potrebbe essere davvero questa la fuga decisiva per questa quarta edizione del trofeo Proloco Torre, 123 partenti, 19 le formazioni al via. Si transita al suono della campana in questo momento, ormai gli sportivi sono tutti in questa zona, sono tutti in piazza San Gregorio per attendere la conclusione della manifestazione, e vedete quanti sono gli appassionati di ciclismo che si sono portati a Torre di Fucecchio. Transita in questo momento il gruppo con un ritardo di 18 secondi e quindi non ci resta che attendere l'epilogo di questa manifestazione organizzata dall'Unione Ciclistica La Torre 1949. Siamo con le immagini ora dal traguardo in attesa della conclusione. Nelle ultime battute, in pratica nelle ultime centinaia di metri, l'allungo di Ridion Copsi, il corridore del Monte Pisano, albanese non ancora diciottenne che l'anno scorso disputò il mondiale a Firenze. All'attacco vedremo se resisterà al ritorno degli ex compagni di fuga, quindi Ricci, Puccioni, Camelli, Vallarino e Fiaschi, mentre leggermente più attardato è il gruppo. Quindi un finale davvero elettrizzante, appassionante, è quello che gli sportivi stanno vivendo attraverso le notizie che arrivano sul traguardo. E vedete l'orologio della torre ed eccolo Ridion Copsi, rimane ancora da solo al comando e va a conquistare il successo in maniera indisturbata, davvero splendido, brillantissimo. Ridion Copsi va a vincere questa competizione, lo sprint per il secondo posto, c'è Fiaschi sulla destra, terzo Vallarino, poi Ricci, Puccioni, Camelli e subito a ridosso il gruppo con Giannelli, Menchetti, Susini e Martiri nell'ordine. È Rudy Copsi del Monte Pisano il vincitore qui a Torre, un finale da perfetto finissero il tuo? Sì, dai, ho dato il colpo di mano che avevo già detto l'allenatore, si era già programmato questo colpo di mano all'ultimo, meno male ho preso la fuga, ho corso sempre davanti e ci ho fatta a fare questo colpo di mano, via. Una stagione sicuramente partita con il piede giusto per te, una prima vittoria, e quali altri traguardi ti piacerebbe conquistare? Ma vorrei fare tante altre vittorie, sono partito con il piede giusto, meno male, perché l'anno scorso avendo dei problemi fisici con la spalla e tutto, quest'anno meno male ho risolto qualcosa, c'è sempre da finire, ma meno male sono partito con questo piede giusto. Prima vittoria stagionale naturalmente merita anche una dedica speciale. Sì, vorrei dedicarla alla mia famiglia e soprattutto volevo fare una dedica a Anna e Vincenzo, che sono i miei nonni e che aiutano sempre tutti, ma
con me sono sempre stati i miei nonni e vorrei dedicarla anche a loro, poi anche alla squadra e a tutti quelli che hanno sempre creduto in me. Dopo la vittoria a Terracina, un bellissimo secondo posto qui a Stabia. Sei comunque soddisfatto, Tommaso Fiaschi? Sì, sono soddisfatto. Dopo un'ottima vittoria nel Lazio, un buon secondo posto qui alla Torre di Fucecchio. E sapevo di far bene perché tutte le gare sono, diciamo, adatte per me, perché sono completo. È arrivato al secondo posto, mi soddisfa, però insomma non è il top, quindi ci riproveremo nelle prossime gare. Terzo gradino del podio per Lorenzo Vallarino, contro un Copsi e un Fiaschi così in forma, quest'oggi non c'era stato molto da fare. No, non c'è stato da fare perché Copsi andava via in salita, e era normale che andasse via lui o Camelli o Ricci, perché io e Fiaschi ci stavamo un po' guardando. Dopo, appena è andato via, Ricci ha provato ad andare dietro, ma gli è uscito il pedale, lì ha preso quei 20 metri che dopo sono diventati 50, poi 60, poi 70, poi dopo è andato via. Dopo in volata ho provato ad anticipare Fiaschi e dopo gli ultimi 20 metri mi ha passato. Vabbè, era normale, lui è più veloce di me in volata, in terzo posto va bene lo stesso, tanto siamo a inizio stagione, io mi sto preparando per appuntamenti più importanti che verranno dopo e diciamo che sono abbastanza contento, dai. Alessandro Testai, si conclude questa bellissima giornata di sport qui a Torre, due gare, due appuntamenti impegnativi ma ricchi di soddisfazione. Sì, oggi in collaborazione con l'Empolese e con l'amico Adriano Chiti abbiamo organizzato queste due belle manifestazioni, è andato tutto bene, devo ringraziare l'amministrazione, gli sponsor, più che sponsor, vabbè, sempre i soliti amici, un grazie particolare a Bufalcioffi e a Alessio Carni che ci hanno... e a Tesorino, acque della sorgente Tesorino, che ci hanno fornito il materiale per far mangiare, pranzare gli atleti. E poi niente, è andato tutto bene, non è successo niente di grave, a parte qualche piccola caduta, tanto pubblico e ora si prosegue con la stagione e poi si vedrà per l'anno prossimo magari di allestire un'altra manifestazione di questo genere. Giuliano Frediani, il presidente della Proloco Torre, che naturalmente non poteva mancare in questa occasione al fianco dell'Unione Ciclistica La Torre, una bellissima giornata di sport oggi, Giuliano. Certo Irene, volevo ricordare che siamo arrivati alla quarta edizione con enormi sacrifici, ringrazio particolarmente la famiglia Testai che ha creduto e sta credendo nel ciclismo, siamo arrivati quest'anno anche al 53esimo Gran Premio La Torre, stiamo facendo anche questo nuovo evento, il trofeo Proloco Torre, siamo arrivati alla quarta edizione, ringrazio tutti i torrigiani, i ragazzi di Contrada e auguro a tutti i partecipanti che siano stati molto bene nelle nostre colline torrigiane e li riaspetto per la prossima edizione. Roberto e Francesco Frassi, presidente del Monte Pisano e direttore sportivo della formazione Juniors, che quest'oggi mi hanno regalato una grande soddisfazione. Sì, devo dire di sì, negli Juniors ci mancava ancora la vittoria, quindi insomma due anni che abbiamo fatto questo progetto di questa squadra Juniors con ragazzi che lo scorso anno erano tutti del primo anno e quest'anno si comincia a vedere frutti. La vittoria di Rudy, che vabbè, si sapeva che stava bene, oggi era un percorso che nel finale lui poteva fare la differenza. Però un bravo anche agli altri ragazzi che hanno dato il massimo, hanno provato a aiutarlo, nonostante ci fossero le squadre più numerose davanti. Comunque è una vittoria che ci voleva e fa ben sperare per gli obiettivi che abbiamo in futuro. Rudy Copsi ha fatto un finale davvero splendido, da perfetto finisher ho definito io e lui ha detto sì, questo colpo di mano lo avevamo studiato a tavolino. Sì, è vero, anche perché conoscendo il ragazzo è con noi da diversi anni, quindi sappiamo le sue potenzialità, soprattutto in salita. E che nell'ultimo giro, sinceramente, in cuor mio io speravo, poi si è avverato che di vederlo spuntare solo, perché in salita avrebbe staccato tutti. Quindi ha vinto una corsa, fra l'altro, prestigiosa, con un buon numero di partecipanti e quindi ci fa onore a noi aver conseguito questa vittoria, che poi è la prima in assoluto nella categoria. Adriano Chiti, presidente dell'Unione Ciclistica Empolese, insieme a Rino Testai, ormai il direttore dell'organizzazione della Torre. Adriano, questo gemellaggio è nato come sempre un po' per caso, però davvero sta dando buoni frutti. Ma questo gemellaggio è nato d'inverno parlando con la famiglia Testai, che siamo molto, molto amici. E abbiamo avuto quest'idea e siamo riusciti oggi a completarla. Mi sembra anche che sia riuscita benissimo, tanti partecipanti. Mi sembra che la gara si è svolta tutta regolarmente e quindi siamo molto felici.
Vi ha visto impegnati la vostra squadra, il vostro staff nell'organizzazione della corsa degli allievi, ma sicuramente siete rimasti, avete dato mano anche per l'allestimento della gara juniores. No, questa era una collaborazione sia allievi che juniores, quindi quello che abbiamo fatto oggi abbiamo fatto insieme noi e Empolese con la Torre. Io oltretutto devo ringraziare molto i miei collaboratori, perché veramente si sono dati da fare, siamo riusciti insieme al testaio a mettere insieme questa bella giornata di sport, perché visto che nella nostra regione mancano queste cose e speriamo che questo sia un inizio per poter andare avanti anche nei prossimi anni. Rino Testai, come dire, questo matrimonio che vede uniti Fucecchio ed Empoli funziona, naturalmente, perché no, proseguire non sarebbe male. Ma non sarebbe male quando ci si trova con persone corrette come Ariano o come tutti quelli dell'Empolese, poi si fa un programma e si cerca di portarlo avanti nel migliore modo possibile. Volevo anche sottolineare che la gara da voi allestita era per ricordare due persone molto importanti che hanno fatto parte del gruppo Empolese. Beh, questo certamente, Neri e Puccetti sono due persone che sono stati sempre vicino all'Unione Ciclistica Empolese, quindi io ho il dovere di portare avanti questa cosa, perché mi sento l'obbligo, proprio perché sono due persone speciali. Sono due persone che hanno dato tantissimo all'Empolese, hanno dato tantissimo al ciclismo, quindi è giusto portare avanti questa cosa qui.